di Radio Villa Centrale, un grande saluto a tutti voi da parte di Claudio e introduco immediatamente l'ospite che ho al telefono, un ospite veramente, veramente grande e importante nell'ambito della musica italiana. Abbiamo Pietruccio Montalbetti, fondatore e leader storico dei Dick Dick. Ciao Pietruccio. Allora, ciao a tutti gli amici di Radio Villa Centrale, un grande saluto da parte di Pietruccio. I Dick Dick sono attualmente molto in attività, quindi non è che sono 54 anni, abbiamo intenzione di farne altri 54, se ce la facciamo. Ce la farete senz'altro, ce la farete senz'altro, perché avete ingranato la marcia giusta fin dagli anni 60 e continuate ad andare avanti, successi internazionali come Sognando la California, Io mi fermo qui, L'isola di White, Viaggio di un poeta, Vendo casa, Giorno di primavera, te li dico tutti, no? E poi a me piace moltissimo anche la vostra cover di Sailing di Rod Stewart, Volando. Ah, bello, sì, Volando, sì, è bello. Straordinaria, quindi complimenti per questo e per tutti gli altri, le altre perle. Allora, Pietruccio Montalbetti è ai microfoni di Radio Villa Centrale in doppia veste, quella di appunto fondatore e leader storico dei Dick Dick, ma anche quella di scrittore. Infatti al suo sesto libro, ce ne vuoi parlare, Pietruccio? Ma sì, in effetti io questo sesto libro, gli altri cinque ne sono di vario tipo. Questo sesto libro si intitola Enigmatica bicicletta. Tutto nasce quando sono andato a visitare a Milano, io abito a Milano in centro, alla stazione centrale, cioè il binario 21. Il binario 21 era usato prima della guerra, era a pian terreno dove caricavano i carri bestiame, le mucche, le pecore che dovevano essere spedite, e poi portavano come ascensore, lo portavano alla testa del binario e partivano per varie destinazioni. Durante la guerra questi binari, questi carri bestiame sono stati riempiti di ebrei che venivano rastrellati e poi venivano tenuti segregati magari per 3-4 giorni sopra i suoni dei treni che passavano, e poi partivano per destinazioni tipo Birkenau, Auschwitz, Buchenwald, per morire. Quindi i tedeschi e i nazi, cioè i fascisti, hanno ucciso circa, specialmente i tedeschi, hanno ucciso 6 milioni di innocenti. Un giorno sono andato lì, è un museo, no? E c'era, non è segreto, che ha scritto L'indifferenza. Questo libro nasce nel 1900, è impressione, come ci fossi io. Però io sono un ragazzo, diciamo, mi chiamo Luca, sono un ragazzo di seconda media, di seconda liceo, che prima quegli anni lì si era, molti erano fascisti, prima della guerra, perché Mussolini in un primo tempo aveva fatto delle cose anche buone, ha fatto la bonifica pontina, la riforma agraria, insomma aveva fatto delle cose, ma poi però aveva due genitori che non erano di quell'avviso lì. Allora poi ci sono nel 1938 ci sono le leggi razziali. Allora un giorno, mentre sono in classe, arriva il preside e dice, erano 30 ragazzi nella classe, la seconda liceo, dice: alzano la mano a tutti gli ebrei. Ce n'erano 10 ragazzi ebrei, alzano la mano e dice: voi d'ora in poi dovete stare dietro nella classe in fondo, e voi cattolici non dovete più parlare con questi ebrei. Allora Luca si alza e si lamenta di questa cosa, che viene redarguito, vengono chiamati i genitori, quali genitori erano anti questo regime, erano due insegnanti, però fanno finta di dargli ragione. Poi stoppia la guerra e lui viene arruolato, assiste ad un trasporto da Faenza a Milano su un camion bestiame di ebrei, dove a un certo punto lui li costringe, con un capitano piuttosto rigido, li costringe a fermarsi, e perché questi qua c'era a casa, era il 1° agosto, fermarsi, questo qua
crescendo sempre, ancora c'erano 50 persone in un posto che ne stavano 10, quindi un bambino si allontana e lui gli spara, lo ammazza un bambino da 8 anni, e cioè lui gli cade tutto, allora si mette come partigiano. Tutta la storia viene inventata, il personaggio è inventato, ma non la storia della guerra. Poi finisce nel 45, finisce la guerra, viene fatto la seconda guerra mondiale, viene fatto il processo di Norimberga, ma molti fascisti che si sono macchiati di cose indegne vengono processati, si mimetizzano. Attraverso questa bicicletta, che è un segreto, davano dei segnali, lui diventa, dopo essere partigiano, mette su una sorta di gruppo di altri partigiani per andare alla caccia di chi faceva espatriare, e quindi c'è un giallo, un noir che racconta una parte della storia. Alcuni mi hanno paragonato, non per la scrittura, perché mi guarderei bene di essere paragonato a due grandi scrittori come il Primo Levi e un altro. Qualcuno ti ha paragonato anche a Pavese, a Fenoglio? A Fenoglio, a Pavese, ma non per la scrittura, mi raccomando, per l'argomento che ho tratto, perché bisogna non dimenticare, perché la gente ha tendenza a dimenticare, molti dicono ma sì, ma ormai è passato, invece no, non è passato niente, 6 milioni di persone innocenti sono state uccise, i tedeschi le hanno uccise a tavolino, cioè hanno pianificato questo sterminio a tavolino, e che certo. Mi sono sentito il dovere di scrivere un libro che si intitola Enigmatica bicicletta. Si può trovare naturalmente anche in vendita online, oltre che nelle librerie, è vero Pietruccio? Penso di sì. Il resto della mia vita è fatta di musica, ma anche di altre cose. Io non mi sono mai fermato, innanzitutto il mio sogno da bambino era quello di fare l'esploratore. Infatti io ho sempre sognato di esplorare questo pianeta, poi per caso, con una serie di circostanze fortunate, ma anche una certa determinazione, a finire sono un ariete con testardo, sono riuscito a organizzare questo gruppo di compagni, di amici di quartiere, e avere un contratto discografico con la Ricordi, e abbiamo fatto il successo quasi subito con Sognando la California. Nel frattempo ho conosciuto Lucio Battisti, che è diventato mio amico e per tutta la vita. Lucio Battisti, allora sconosciuto, è diventato nostro produttore esecutivo. C'era Mogol che produceva Battisti e noi, però nel frattempo che stavano preparando le canzoni, che poi sono diventate delle cose che tutti noi amiamo, Mogol gli ha detto: senti Lucio, tu curati di questi ragazzi, che eravamo noi. Lui era un grande musicista, poi era mio amico, e per me era un piacere. Dopo il primo grande successo, Sognando la California, mi ha avuto qualche milione di dischi, io alla fine di dicembre ho detto: ragazzi, io a gennaio, metà febbraio, non ci sono. Ma dove vai? No, non ci sono, me ne vado, vado a viaggiare. Quindi da quel giorno lì io ho preso un sacco in solitario e ho girato quasi metà pianeta, ma tutti nei luoghi più sperduti di questo pianeta. Ho fatto tutta la parte amazzonica, dal Perù, Ecuador, nel sud della Bolivia. Sono stato a Capo Horn, ho scalato a 70 anni, ho scritto un libro, 77.000, ho scalato i 7.000 metri della Aconcagua, da solo, con una guida. Poi sono stato in Africa, ho risalito il Congo, ho disceso il Niger, sono stato tra i Dogon, tra i Masai, ho scalato il Kilimanjaro con tre Kikuyu e un Masai che mi hanno portato le cose. Poi sono stato in Nepal, India, Pakistan, Indostan, in Asia, sempre da solo, quando era necessario avere dei posti, luoghi particolari. Un viaggiatore solitario, il nostro amico Pietruccio. Che però trovava anche il modo di fare concerti in Italia e nel mondo, incidere tantissimi brani di successo insieme ai suoi compagni Dick Dick. Quindi una vita molto piena la tua, ma sei riuscito
a conciliare un po' tutte queste due situazioni? Ma non solo, io poi studio astrofisica per conto mio, economia, filosofia, greco, e ho già pubblicato 6 libri, ma ne ho altri 6 pronti. Tra l'altro noi ultimamente, prima della pandemia, grazie a una produzione di Luca Nesti che ha prodotto tante, abbiamo realizzato un album che tra poco uscirà, si chiama Una vita d'avventura. Sono pezzi inediti e ci sono delle canzoni veramente molto 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 belle, veramente. E allora io fin da adesso ti fermo, ti blocco per parlare poi quando sarà uscito questo LP, questo CD, caro Pietruccio, per parlare proprio di questo, perché mi sembra una bellissima iniziativa anche questo prossimo vostro lavoro. Sì, ma perché non bisogna mai fermarsi, dobbiamo invecchiare bene, bisogna innanzitutto mantenere una certa elasticità mentale e avere dei sogni, ma non lo facciamo per guadagnare, perché abbiamo abbastanza, così tutti noi ci siamo organizzati bene nella vita, ma lo facciamo perché è bello stare davanti a un pubblico e condividere le nostre esperienze con loro, anche perché dopo questa pandemia, secondo me, io ho una mia teoria basata su delle riflessioni, dopo questa pandemia, quando finirà, la gente avrà bisogno di certezze, cioè allora certe cose voluttuarie, certe cose poco inconsistenti, ad esempio nell'ambito del cinema. Cinema, è bello vedere il cinema vero, non quello finto, è bello vedere e sentire la musica vera, non quella, non è il rap, che non è rap, cioè il rap non, oppure questi nuovi tali. La gente ha bisogno di avere, ritornare ad avere delle certezze. Tra l'altro questo album abbiamo lavorato più di una settimana in una cascina, sempre insieme, mangiando con altri musicisti, tutti insieme, così, mangiando, dormendo, e abbiamo costruito questa cosa con gli strumenti veri, non abbiamo usato niente di tecnologico, quindi le chitarre vere, il basso vero. Come si faceva negli anni 60-70, senza molti ritocchi al mixer, diciamo. No, niente tecnologico, non c'è niente, cioè abbiamo adoperato solo strumenti veri, chitarre a 12 corde, 6 corde, acustiche, elettriche, basso, batteria vera, non campionate, cori veri, sovrapposti, donne, bambini, uomini, cioè è molto fresca le canzoni, tra l'altro ce n'è una, abbiamo mandato un video che si chiama Ci sarà, molto bella, e adesso stiamo facendo un videoclip su altre 2 canzoni che poi manderemo alla Rai, queste qua, chiunque la mandiamo, però con una troupe televisiva di cinematografica, di quelle serie. Così. Allora il nostro non è un addio, ma è un arrivederci, o meglio un risentirci, certo. Pietruccio. No, un arrivederci sicuramente, no. Ma noi diciamo, intanto dice, ma vi siete riuniti, ma non ci siamo mai divisi noi, siamo sempre stati attivi. Penso che l'anno scorso abbiamo fatto 80 concerti, di cui uno in Canada, il 17 di agosto, in un parco enorme dove c'erano suonati Guns N' Roses, Bon Jovi, U2, CDC, e c'erano, quando siamo arrivati noi, era un parco enorme, alla sera c'erano 55.000 persone, italo-canadesi, tanto vero che quest'anno, peccato questa cosa qua, ci volevano invitare ancora per fare altri concerti nell'ambito del Canada e anche degli Stati Uniti, dove ci sono molti italiani. Bene, certo, e poi oltretutto la nostra radio web, Pietruccio, è molto seguita all'estero, appunto in Canada, in Brasile, e quindi gli amici che ci seguono dall'estero saranno felici di queste parole che te hai detto, e con le quali ci dobbiamo salutare, sulle note di Io mi fermo qui, uno dei tanti vostri successi. Caro Pietruccio, è stato veramente un grande piacere. Va bene, grazie a tutti, ascoltatori, un arrivederci, a presto. Ciao da parte di Pietruccio e dai Dicchi. Ciao.